Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social, tra cui Instagram e TikTok, che vi lascio qui sotto nell'info box. E se vi interessano argomenti legati alla sex care, vi consiglio anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Il sesso anale è una pratica che incuriosisce molto, ma che al contempo spaventa un po'. In realtà è una pratica che può portare ad un piacere molto intenso, perché la zona del culetto è ricca di terminazioni nervose. Però è molto diverso, ad esempio, dal sesso vaginale. E ci sono delle cose da sapere prima di provare questa esperienza, in modo tale da renderla il più piacevole possibile. Perché se fa male, non è fatto bene. Ripetiamolo insieme: il sesso anale non deve far male. Per questo voglio condividere con voi alcuni consigli per prepararsi al meglio. Innanzitutto, precisiamo che il sesso anale non è quello che si vede nella pornografia. In realtà il sesso in generale, ma in particolare il sesso che prevede la zona del culetto, non è come ci fanno credere in quei contenuti. Lì ci sono attrici e attori allenati e preparati che fanno sembrare il tutto una cosa immediata, quando nella realtà non è assolutamente così. Quindi il rapporto anale non deve essere una cosa che si fa per sentirsi dei porno attori o per dimostrare qualcosa a qualcuno. No, deve essere una cosa che desideri fare tu, per il tuo piacere personale. Quindi non è un obbligo e non è una cosa da fare a tutti i costi. Perciò il mio primo consiglio è quello di desiderare questo tipo di rapporto, perché senza il desiderio sarà molto difficile rilassarsi, e il rilassamento è fondamentale. Ricordiamo che l'eccitazione parte dalla nostra testolina ed è importantissima per questa pratica, perché l'ano, a differenza della vagina, ha ben due muscoli, lo sfintere esterno e lo sfintere interno. Lo sfintere esterno è quello che possiamo controllare, quindi quello che possiamo o contrarre o rilasciare, mentre lo sfintere interno è quello che non possiamo controllare, perciò è importantissimo essere rilassati ed eccitati. Personalmente, prima di iniziare a toccare o a penetrare la zona anale, vi consiglio di cominciare con una masturbazione, tra virgolette, classica, ossia quella a cui siete abituati voi. E poi iniziate a toccare la zona del sederino lentamente. Quindi non abbiate fretta, è un momento per voi. Infatti, un altro mio consiglio è quello di iniziare da soli o da sole, prima di provare questa pratica insieme a qualcun altro. Perché se siete alle prime armi, dovete ancora capire cosa vi piace e cosa non vi piace. Una volta eccitati e rilassati, potete iniziare ad avvicinarvi alla zona anale. Vi dicevo di iniziare lentamente perché questa zona bisogna allenarla, è letteralmente un muscolo, e si può iniziare con le proprie dita e con tanto 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 lubrificante. Questa è una cosa che bisogna sempre precisare, perché l'ano non si lubrifica naturalmente come la vagina, quindi c'è bisogno del lubrificante in modo tale da rendere la penetrazione più piacevole possibile e ridurre l'attrito, perché senza lubrificante farebbe male. Ma come ho detto all'inizio, il sesso anale non deve provocare dolore. Una volta provate le dita, se ve la sentite potete anche aggiungere qualche gioco zozzo. Ci sono i giochi apposta per stimolare questa zona. Vi lascio i miei preferiti qui sotto nella descrizione. A proposito di giochi, è importante che siano sicuri, quindi fate attenzione al materiale e anche se hanno una presa ben salda per estrarre dal sederino il gioco una volta finita la pratica. Quindi un consiglio spassionato, ma questo dovete proprio seguirlo per forza: non inserite in quella zona degli oggetti strani, particolari o difficili da togliere, perché qualunque cosa che finisce nel culetto non esce più. L'ano non è come la vagina è un canale chiuso, l'ano invece no. Quindi o le dita o i giochi o un pipolo, però vi prego, niente oggetti strani. Ma passiamo adesso ad un aspetto che preoccupa la maggior parte delle persone, ossia l'igiene e la pulizia. Se è una cosa che vi preoccupa e non vi permette di rilassarvi, sappiate che il tutto si può risolvere facendo delle docce anali. Basta usare perette, ad esempio questa. Si possono trovare in farmacia anche, quindi non sono così difficili da trovare. Si riempiono di acqua
tiepida e poi si inserisce questa parte ovviamente nel culetto e si iniziano a fare dei lavaggi. Cosa molto importante, non esagerate con i lavaggi, non è necessario. Un'altra cosa molto importante è che ciò che entra nel culetto non deve poi entrare nella vagina, perché c'è uno scambio di batteri che può essere pericoloso. Si può fare il contrario, quindi qualcosa che penetra la vagina può poi penetrare l'ano, ma non il contrario. Non si può passare dall'ano alla vagina. E un'altra cosa molto importante, usare i preservativi e, se si vuole cambiare buco, cambiare anche il preservativo. Se l'argomento vi interessa o se ci sono altri aspetti sul sesso anale che vi piacerebbe approfondire, fatemelo sapere nei commenti o nei DM su Instagram. E scrivete nei commenti anche se vi vengono in mente altri consigli. Ricordiamo comunque che il sesso anale, così come qualsiasi altra pratica, non è una cosa obbligatoria e se non ci piace non c'è niente di male. Io personalmente mi sono avvicinata a questa pratica da poco, quindi questi sono i miei consigli principali. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciate l'emoji di una pesca. Io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video.